Buonasera Londra, eccoci a una diretta in pausa pranzo. Io ho già mangiato e allora era da un po' che non facevo più dirette sul mio profilo. E oggi parleremo di un'opera magna, un libro che abbiamo scritto non per il grande pubblico, per i professionisti. E Antonio Licardo, che adesso si collega con noi. E che è un biologo nutrizionista, ha detto perché non ne parliamo, perché non facciamo una diretta e sono qua. Quindi dovrebbe collegarsi con noi Antonio e poi anche Daniele Esposito, vediamo se mi fanno la richiesta, se no li contatto io. E parleremo, vediamo, tanto scusatemi che provo Antonio a invitarli io. Daniele Esposito, eccolo qua. Io ho provato a invitarli, vediamo se. Eccoci qua. Eccoci. Eccoci. Ciao Ciao. Antonio, piacere. Molto piacere, grazie innanzitutto per aver accettato questa richiesta. Figurati. Aspettiamo Daniele. Aspettiamo Daniele, sì, che con Ok. Instagram ha sempre problemi Daniele, quindi vediamo se ce la fa. Se non ce la fa, faremo a meno, però visto che Daniele è stato il regista del libro e il principale autore, mi sembrava Ciao ragazzi, eccoti. eccolo. Ciao, ero molto Andrea, ci preoccupato, e invece ci sei. Bravo, Dani. sono Ci riuscito, sì. sei riuscito, ci Bene. sei riuscito. Allora, io lascio poi la parola subito ad Antonio che ci farà una specie di intervista, domande. Vi racconto solo questa roba qua per i nostri spettatori. Quando ho scritto, anche qui abbiamo scritto, ma ho scritto principalmente Project Nutrition, mi ha fatto specie una cosa che quando lo rileggevo imparavo sempre cose nuove, perché ci sono talmente tante cose in Project Nutrition che uno poi se le scorda e quindi anche se le avevo scritte io, rileggendomi, rimparavo delle cose. E in realtà il libro che Daniele ha scritto, che hanno scritto, no, non so, 10 volte più grande, 8 volte più grande, quindi cioè, come avete fatto, Dani? Nel senso, è veramente, come dire, i libri universitari magari hanno ancora molte più informazioni, per carità, non è il Leninger. Non è il Silverstone, non è il Tettamanti, però è comunque un manuale che ha anche una forte struttura pratica, ecco, quindi sicuramente, ecco, complimenti, ecco. Ci facciamo i complimenti, scusatemi, questo momento di seghe reciproche, però non l'avevamo mai fatto. Mi accodo Antonio. anche io alle seghe perché è stata un'opera pregevole, quindi è anche il motivo per il quale ho chiesto di fare questa sorta di chiacchierata, insomma. Innanzitutto, quindi mi ripeto, vi ringrazio dell'opportunità e avevo diciamo delle domande. Alcune sembrano delle domande provocatorie, ma più che altro servono a dare un po' più di contezza diciamo, del libro che, ripeto, è stata un'opera molto valida. Ho diviso, diciamo, le domande sia per Andrea che per Daniele. Inizierei proprio con Andrea. Qual è stata la necessità? Cosa ti ha spinto a voler pubblicare questo libro, visto che comunque ci ritroviamo in un mare magnum di informazioni a tema? Ok, allora, le ragioni sono state un po' duplici e, se vogliamo, un po' originarie, nel senso che ci voleva un libro ignorante. E adesso Mi piace, vi spiego. ignorante mi piace tantissimo. Vi spiego perché. Perché, nel senso, quando uno prende un libro universitario, che normalmente si rivolge ai professionisti, sono libri
ultra dettagliati che magari su quell'argomento vanno iper a fondo, ma più sei uno specialista, più sei specifico e più non puoi prendere tutta la visione d'insieme. Tutta la visione d'insieme la puoi avere solo se ci metti, tra virgolette, un pizzico di ignoranza e dimentichi alcuni dettagli, ma che sono propedeutici poi per riuscire a essere più fruibile e pratico. Quindi la prima necessità era quella di fare un libro per nutrizionisti che fosse un po' più ignorante rispetto a quegli accademici, in modo da renderlo più svelto, più pratico, più fruibile. E la seconda cosa è che secondo me, purtroppo, anche per le professioni sanitarie, stiamo andando in una direzione in cui le cose che funzionano ormai si sanno, c'è la necessità di inventarsi cose nuove e quindi si tira la scienza un po' per farle dire quello che in realtà è pseudoscienza. Quindi, siccome non dobbiamo vendere un metodo, non dobbiamo vendere un sistema, non dobbiamo vendere chissà che cosa, dire guarda, quello che c'è qui è quello che serve per il nutrizionista sportivo. Quello che non ti abbiamo messo potrebbe essere una nostra mancanza e una nostra ignoranza, ma molto probabilmente è perché è una supercazzola. Quindi stai tranquillo che quello che ti serve è qua, quello che c'è in più, come dire, ovviamente non possiamo mettere tutto quello che c'è di utile, ma stai attento perché molto spesso più informazioni, cioè secondo me il professionista sanitario non, a un certo punto deve essere anche sazio, nel senso uno deve avere sempre fame di conoscenza, ma anche non avere sempre quella voglia di cosa nuova, cosa nuova, cosa nuova, perché quando avrai finito le cose utili, le cose nuove che andrai a prendere probabilmente, ecco, quindi quindi Sono un di più, certo. con queste due cose abbiamo detto facciamo questo prodotto. Bene. Se posso aggiungere, in realtà il libro comunque è un testo scritto da nutrizionisti per nutrizionisti. Questo secondo me è il segreto e la chiave, perché come diceva Andrea, i testi universitari sono dal punto di vista dell'approfondimento teorico della nozione imparagonabili. Arrivano a un punto proprio di dettaglio che non è facilmente raggiungibile e nemmeno, secondo me, utile, sarebbe stata una copia mal fatta di un testo universitario. Però avere il giusto grado di teoria, riferimenti scientifici mischiati con quella che è la pratica del nutrizionista, perché siamo tutti nutrizionisti, nutrizionisti sportivi, che hanno cercato poi di mettere la loro esperienza, non dico aneddotica, ma comunque prevalentemente pratica. Ecco, quindi il testo, ecco perché prende anche il titolo è il manuale, perché è un testo che è da studiare, potrebbe essere da studiare, ma anche proprio da consultare, perché secondo me le linee guida, le estrapolazioni pratiche che si possono trovare sono anche abbastanza chiare e intuibili, soprattutto alla fine di ogni capitolo c'è una sintesi che lega, diciamo, la teoria alla pratica. Quindi il testo è un testo che nasce comunque dall'esigenza che abbiamo avuto in primis noi nutrizionisti e che quindi riteniamo possano avere la maggior parte dei nutrizionisti, dietisti, medici che si occupano di nutrizione nel trovare il lato pratico dei loro studi fatti in ambito accademico all'università. Perfetto. Io più che ignorante lo chiamerei croccante, bel libro di quelli pesi, come si dice in gergo. Daniele, passo a te. Più che altro è una curiosità, quanto tempo ti ci è voluto per scrivere questo mattone? Più o meno sono circa 2 anni che scriviamo questo libro. In realtà non l'ho scritto da solo, siamo appunto tutto il team di B-Nutrition, siamo 15 persone, tra nutrizionisti, medici, anche dei professori universitari, ricercatori. E in realtà non è tanto il tempo di scrivere ogni capitolo, ma anche proprio lo studio che c'è dietro la stesura di ogni singolo capitolo. Chiaramente ognuno di noi autori, se vogliamo, ha un suo background, una sua specializzazione
specializzazione, diciamo così, per cui in ogni capitolo c'è il sapere di ognuno di noi. Io più che altro ho fatto, se vogliamo, il curatore, quindi ho guardato un po' tutti i capitoli, ho cercato di sistemarli e dargli una coerenza, ecco. Però è un testo scritto in circa 2 anni da 14-15 persone. Benissimo. Andrea, hai presente Vendimi questa penna? La domanda è, dammi un motivo, anche tuo personale, per spingermi a comprare questo libro. Ma allora... Nel senso... Mi riaggancio a quello che diceva Daniele, nel senso che testi ce ne sono tanti. Se uno però è un dietista, è un nutrizionista, vuole avere qualcosa da poter consultare nell'immediato, molto rapidamente, perché gli si è presentata quella casistica lì, è sicuramente un testo che fa risparmiare tempo. Siccome il tempo per il professionista è una delle risorse più importanti, un investimento, cioè, nel senso, è logico che oggi le informazioni sono praticamente gratuite, nel senso, perché uno deve pagare per avere informazioni? Deve pagare principalmente per 2 ragioni. Da una parte, perché magari c'è chi ha fatto prima di lui un lavoro di sintesi, di ricerca e di organizzazione, e questo permette al professionista di risparmiare tempo e quindi, come dire, di trovarsi già un percorso impacchettato, fruibile, spendibile. Secondo me è una buona ragione per comprare il testo. Se poi uno c'ha invece il tempo a disposizione, che si scriva lui il suo libro, così quando ne avrà bisogno potrà consultarselo, e quindi, nel senso... Ecco, la ragione principale è proprio perché anche oggi, siccome c'è molta competizione, la singola persona, per quanto sia competente, è molto difficile che riesca a arrivare fino a un certo punto. Un'equipe invece di 15 persone che lavorano assieme, con ognuno con una sua specializzazione, permette di arrivare dove il singolo non può giungere. Quindi il mio consiglio è, appunto, se sei un professionista, un nutrizionista, eccetera, eccetera, da una parte consiglio anche il corso, che comunque ha 50 crediti ECM, e soprattutto, appunto, dalle ultime direttive dell'ordine, e di ricordarsi di fare questi benedetti crediti ECM, male non fa. E dall'altra parte c'è dentro anche nelle prossime aperture il manuale, oppure prenderselo anche singolarmente. Certo. Daniele, passo a te. Scrivere un libro del genere, anche se ha 15 paia di mani, è una responsabilità. Non sarebbe stato meglio, secondo te, indicare semplicemente dei paper, delle bibliografie per potersi da dove prendere informazioni? È come dire, che necessità, qual è la necessità, insomma, il desiderio che ti ha spinto a scriverlo, questo libro? Mi ripeto un po', ma è per sottolineare qual è stato il punto importante che ti ha spinto a fare questo. Sì, intanto, secondo me, la più grande mancanza che abbiamo un po' tutti noi professionisti sanitari, è proprio il riuscire ad avere una coerenza tra tutte le informazioni che magari abbiamo appreso anche all'università o in percorsi extra universitari, ma sono sempre quasi informazioni fini a se stesse o legate a un singolo ambito, quando invece in realtà la nutrizione è a 360 gradi. Quando ci troviamo di fronte a una persona, dobbiamo avere ben chiaro la visione d'insieme, il quadro generale. Quindi in realtà organizzare tutte queste informazioni in un libro, in un testo che abbia dei capitoli quasi propedeutici, secondo me è già un gran vantaggio, una cosa importante che era da fare. Poi, se posso permettermi, a mio avviso, una delle problematiche che abbiamo negli ultimi anni è questa quasi deriva alla scienza, come se tutti potessero
essere super esperti di qualche ambito semplicemente leggendo uno o due paper scientifici, anche se magari sono articoli scientifici di qualità pubblicati su riviste prestigiose, ecco, ci dà quasi la finta. Ci dà un'illusione di essere diventati competenti in quell'ambito. Per questo mi piace sottolineare che sono state tante persone a partecipare alla stesura del testo, perché avrei potuto tranquillamente leggere tutti gli studi io, conoscerli io, un'altra persona e metterli, no, tradurli e metterli in sintesi sul libro. E non sarebbe stato giusto, non sarebbe stato un testo fatto bene, perché quello che posso ricavare io e recepire io da uno studio, per quanto possa essere competente o meno su quell'argomento, non è poi tutto quello che si poteva realmente prendere dallo studio, discutendone anche tra noi, tra le varie persone, tra i vari professionisti. Quindi ecco, secondo me non è per forza di cose. Non aiuta a diventare più esperti semplicemente leggere gli studi, bisogna anche essere bravi a interpretarli e bisogna avere appunto la visione d'insieme. Per ogni argomento ci sono centinaia di studi, spesso uno dice esattamente l'opposto dell'altro e la difficoltà è capire poi dov'è, tra virgolette, la verità, dov'è che in realtà la ricerca sta andando. Sì, posso rimarcare quanto ha già detto Daniele, nel senso io reputo la letteratura scientifica quasi dannosa, nel senso che dà l'illusione della conoscenza e della competenza, che all'università no, non ti preparano a leggere la letteratura scientifica e anche quando la sai leggere non è detto che hai tutto il tempo per seguirti tutti i filoni di ricerca, perché molto spesso, non so, si trovano 22 studi a favore di questo argomento, vai a vedere, sono dello stesso autore o dello stesso gruppo di ricerca che dicono sempre la stessa roba. Cioè, per il professionista, riuscire a fare chiarezza nella letteratura scientifica, ammesso che abbia le basi di statistica, perché io quella che ho fatto all'università sicuramente non mi è sufficiente. E ammesso che conosca anche le riviste su cui vengono pubblicati, perché appunto ci sono riviste assolutamente autorevoli, altre riviste, anche se non sono predatorie, ci sono vicine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto spesso appunto la letteratura scientifica dà l'illusione della conoscenza, perché se non si sa inquadrare le informazioni che stiamo selezionando. E per esempio io non ne sono capace, eh? Cioè, nel senso io me ne rendo conto perché io se non avessi altri collaboratori che fanno ricerca, che si occupano, cioè non fanno i nutrizionisti, fanno i ricercatori, perché se fai il ricercatore non hai tempo per fare il nutrizionista e se fai il nutrizionista anche Daniele ha pubblicato degli studi, anche se non lo pubblicizza mai, ma sono delle cose più sporadiche che quotidiane, perché nella vita non fa ricercatore, quindi. Bene, bene. Faccio una domanda ad entrambi, sostanzialmente, risponde anche a una domanda che ho letto in chat velocemente. Qualcuno ha chiesto se il libro è indicato anche per i non nutrizionisti o non esperti del settore. La domanda è: non era meglio inserire semplicemente una serie di prestampati, una serie di protocolli da seguire, visto che viviamo dei tempi in cui si morde e si fugge velocemente? Allora, secondo me un prestampato, ecco, per quanto possa essere ben fatto, personalizzato in teoria, non è mai personalizzato realmente nella pratica. E questo mi dilungo anche un attimino. Quando si parla di praticità di un corso, di un libro, di un testo, ecco, la praticità secondo me non è. E anche magari dare degli esempi proprio pratici, precisi, di diete, di schemi, di iter da seguire. Però la praticità sta, secondo me, nello spiegare qual è l'iter, quindi come passare dalla teoria appunto alla pratica. Poi la pratica, nello specifico, l'esempio lo deve creare il professionista
che deve avere, ha fatto l'università, ha dato gli esami, ha superato l'esame di Stato, deve, poi avrà una certa esperienza, deve avere la capacità di creare lui, in questo caso, il piano dietetico, per un medico, no, la terapia farmacologica e via dicendo. Quindi la praticità è dare gli strumenti, appunto, pratici, e non solo da fare esempio, dare prestampati, perché questi prestampati appunto danno solo l'illusione, sono utilizzabili sul soggetto tipo. Poi quando andiamo a svolgere il nostro lavoro, la nostra professione, ci rendiamo conto che su 10 persone in realtà 7-8 non rispondono alla persona tipo, per cui dobbiamo trovare delle differenze, delle modifiche dal prestampato base. E secondo me la cosa più importante è avere la capacità di fare queste modifiche, altrimenti quanti prestampati dovremmo avere? Infiniti. Quante sono infinite le persone, le possibilità, le condizioni, gli obiettivi che possono avere? Sì, se posso aggiungere, allora, per dimagrire uno può copiare anche la dieta dalla settimana enigmistica, nel senso che se ti trovi una dieta da 1600 calorie, addirittura meno, la fai, dimagrisci. Nel senso, il valore del nutrizionista, cioè tu non paghi il nutrizionista per farti dimagrire, qualora il tuo scopo sia quello di dimagrire. Paghi il nutrizionista per farti un piano che oltre a farti dimagrire sia anche sostenibile, sia anche educativo dal punto di vista alimentare. Quindi nel senso che molto spesso una persona dimagrisce, nel momento in cui dimagrisce magari smette di andare dal nutrizionista. In realtà, una volta che uno ha raggiunto il suo obiettivo, il percorso che dovrebbe fare col nutrizionista è capire da qui al resto della mia vita come impostare tutto nel modo corretto in modo da non riprendere i chili. Quindi la personalizzazione va molto al di là del dire eccoti la dieta, questa dieta ti fa perdere peso, perché mangia meno, muoviti di più e perdi peso. Ecco, cioè, il lavoro del nutrizionista è quella cosa in più che poi è difficile da far capire, ma che è quello che rende realmente professionali le figure adatte. Bene, ragazzi, io le domande stronzette le ho finite, passerei alle domande un po' più specifiche che riguardano il libro in questione. Ho visto che all'interno del libro c'è un capitolo 17, me lo sono segnato perché mi ricordo poco e male i numeri, che parla addirittura del sonno, quindi si dà importanza anche ad altri aspetti del benessere che non sono solo la dieta e la palestra. Domanda per Andrea: anche tu quindi hai ritenuto a questo punto fondamentale parlare dell'argomento sonno? Ma allora, io no, perché Daniele, il capomastro, io al libro non ho partecipato, però sì, cioè, diciamo che per ottenere il miglior risultato uno deve avere un approccio, anche se poi il termine non mi piace, olistico, nel senso che la mancanza di sonno non fa dimagrire, no? Nel senso, se tu eri in un campo di concentramento, anche se dormivi 3 ore per notte, dimagrivi uguale, nel senso non è che era la mancanza di sonno non ti faceva dimagrire, però diciamo che l'aderenza alla dieta, al piano alimentare, dipende anche dal sonno, quindi la regolazione del sonno, la qualità del sonno è un fattore chiave per poter andare avanti con il regime alimentare che hai concordato col professionista. Quindi conoscere il sonno, come regolarlo e migliorarlo al meglio, è un aspetto fondamentale che i nutrizionisti dovrebbero sapere, perché indirettamente ha tanta attinenza con la dieta. Diciamo che comunque sicuramente, secondo noi, il sonno ha un ruolo importante ed è ancora più importante, secondo me, aver fatto questo capitolo, così come altri capitoli un po' più che sembrano uscire fuori dall'idea di base, perché
perché appunto è trascurato, secondo me, trascurata l'importanza del sonno. Il libro è un manuale di nutrizione sportiva, fondamentalmente, e il sonno in maniera indiretta, quindi non diretta, ecco perché diventa più difficile e meno intuibile, ha un ruolo nella riuscita del piano, perché ha un ruolo nella regolazione del comportamento alimentare, ha un ruolo anche nella regolazione di una serie di processi metabolici, ha un ruolo nel recupero acuto, quindi subito dopo l'esercizio fisico, un allenamento ad esempio, ma anche nel medio-lungo termine, quindi nel riuscire poi a ottenere determinati risultati da una preparazione atletica, da una preparazione fisica. Per cui, ecco, l'importanza di questo capitolo sta nel fatto che, secondo me, in generale, un po' trascurato il sonno, il nutrizionista sportivo soprattutto, il nutrizionista in generale, deve avere contezza dell'importanza invece del sonno e anche di cosa può fare la nutrizione ed eventualmente l'integrazione, perché anche lì, no, magari cosa c'entra l'alimentazione con il sonno? Non può fare i miracoli, però minimamente qualche intervento specifico sui pasti prima di andare a dormire, in generale sulla distribuzione dei macronutrienti che può avere una dieta, può avere un ruolo nel migliorare la quantità e soprattutto la qualità del sonno. Bene, parlavi di integrazione, Daniele, quindi ne approfitto e ho visto che anche in questo libro parli di integrazione. Io ho preso anche Project Integratori, che mi è piaciuto tanto, e lo utilizzo a mo' di vademecum. E ho notato un approccio, direi, particolare, ovvero non c'è uno schieramento netto, cioè ci sono dei dati, vengono poste delle, diciamo, delle casistiche, e poi si lascia al lettore l'opportunità di capire qual è l'integratore migliore e quale magari snobbare in un certo senso. Questo approccio mi è piaciuto tanto. Ora, sempre in un mondo fatto di gente che ti dice prendi questo, non prendere quello, è stata una scelta voluta quella di lasciare al lettore la scelta giusta o, non lo so, ti sei quasi sentito obbligato a farlo? No, allora, è stata una scelta voluta considerando il tipo di libro che volevamo fare. È un testo rivolto, così rispondiamo anche alla domanda, no, che c'era nei commenti, rivolto a professionisti, a nutrizionisti, medici, dietisti, non alla persona che magari vuole dimagrire o migliorare la prestazione sportiva da sola. Sarebbe troppo, e quindi sarebbe inutile, perché anche il troppo diventa inutile o controproducente. E in questa ottica, secondo me, aveva senso, visto che la maggior parte degli integratori, tranne 2, 3, 4, ecco, che hanno evidenze solide, su cui credo siamo stati un po' più netti, più precisi anche nelle linee guida da dare, nella maggior parte degli altri casi è una situazione, almeno dal punto di vista delle evidenze scientifiche, borderline, per cui poi anche discutendo tra noi autori, magari c'era chi era più entusiasta di un integratore, chi un po' meno, perché poi dipende dall'aneddotica di ognuno, dipende dalla situazione. Per cui in quel caso abbiamo ritenuto che fosse necessario e importante dare gli strumenti, dare le evidenze scientifiche sul prodotto, sull'integratore. Dopodiché dire i pro e i contro, e il nutrizionista, che ha il suo background e ha la sua esperienza, saprà poi se provarlo, se non provarlo, perché diciamo anche che si può sperimentare qualcosa. Se sappiamo che è sicuro, magari non funziona, però lo si mette in chiaro, magari col paziente, col cliente, e lo si prova. In altri casi magari potrebbe essere anche inutile provarlo, oppure non decidere che non ha senso proseguire su quella strada. Bene. Un altro argomento trattato dal libro è quello della genetica. E qui, insomma, si entra in un, diciamo, un argomento un po' spinoso, perché magari il casualone di turno, comunque non professionista, cadono nella tentazione di dire io sono forte, sono atletico, perché ho la genetica giusta, oppure anche tu l'hai perso, Dani? Sì. Infatti, volevo capire se era problema mio o suo. Sì. No,
credo che Antonio ci ha un attimo lasciato. Comunque, per chi è arrivato adesso, stavamo facendo una diretta sul nuovo libro che abbiamo fatto per le figure sanitarie, nutrizionisti, dietisti, e un manuale di nutrizione sportiva, e quindi stavamo un po' guardando se può essere utile, non essere utile, qual è stato lo scopo di fare questo testo e come inquadrarlo per tutte quelle figure sanitarie che per legge seguono dal punto di vista alimentare le persone. E poi, guarda, intanto intrattengo i nostri spettatori riparlando del sonno, perché prima, quando accennavo che il sonno c'entra con la dieta, uno potrebbe dire ma la carenza di sonno aumenta il cortisolo e il cortisolo non ti fa dimagrire perché abbassa la conversione degli ormoni tiroidei e quindi meno ormoni tiroidei, meno cicli futili nei mitocondri, meno dispersione in calore, metabolismo più basso, le cavallette. È molto molto più semplice, nel senso, semplicemente se il cortisolo sale, che poi nessuno lo misura, e quindi sono sempre queste cose che si dicono ma che non sono mai misurabili, hai più fame e mangi di più, no? Sì, esatto, diciamo che in generale siamo molto più bravi, non so, interessati ai meccanismi, quindi quelli che prima dicevi, no? che è però un approccio riduzionistico. A volte le cose sono un po' più semplici. Con il sonno c'entreranno gli ormoni, via dicendo, ma semplicemente aumenta la fame e soprattutto aumenta l'opportunità di mangiare, perché chiaramente se non dormi hai più possibilità di mangiare. Sarà capitato a tutti voi, tutti noi, a me sicuramente, i giorni, le sere che non riuscivo a dormire per vari motivi, di notte poi a un certo punto, dopo tot ore dalla cena, si iniziava ad avere fame. Quindi o si mangiava o ci si tratteneva, perché, però la fame sicuramente c'era, o meglio l'appetito. Ecco. Rieccolo. Rieccomi, perdonate l'assenza. Okay, l'altra domanda riguardava la genetica. C'era proprio un capitolo che parlava nello specifico della genetica, che è un argomento che viene preso, come dire, come scusante per chi magari si allena male, mangia male, dice io non ho la genetica giusta, oppure alcuni atleti si fanno vanto di avere quelli che nel libro vengono indicati come i cosiddetti geni del fuori classe. Piccolo spoiler, senza entrare nel dettaglio, nel libro si fa una bella disamina sulla nutrizione applicata all'attività sportiva, che può fare un po' la differenza, anche senza avere una giusta genetica. E Daniele, parlaci un po' più nello specifico di questo argomento, che secondo me è forse uno dei più presi sotto gamba. Sì, allora, intanto l'esigenza di stilare questo capitolo è data in prima battuta, all'inizio era semplicemente per cercare di chiarire il ruolo che c'era, che c'è o non c'è, in realtà, piccolo spoiler, non c'è, dei vari test genetici che vengono, no, divulgati, proposti anche da nostri colleghi in alcuni casi, per dire sì, guardate che possiamo capire se tu riuscirai ad essere il Maradona di turno. Dico Maradona perché io sono di Napoli, possiamo dire Pelé, Messi o chiunque altro. Il Maradona di turno, oppure una schiappa, quindi per quanto ti puoi allenare si migliorerai ma non raggiungerai mai determinati livelli. Ecco, in realtà ad oggi non siamo in grado di fare questo, non siamo in grado di trovare, di riconoscere il fuori classe. Per cui questi test, ecco, la conclusione era che questi test lasciano il tempo che trovano in ricerca, e secondo me è giusto continuare questo tipo di studio, perché magari in futuro ci può dare delle informazioni importanti, non tanto nella discriminazione, tu sarai un talento, tu sarai il migliore di tutti, tu invece no, ma nel riconoscere le potenzialità e le predisposizioni di tutti noi, perché alla fine la somma del capitolo è che ognuno di noi può avere dei talenti differenti, può avere delle predisposizioni determinate geneticamente
che si relazionano poi con ovviamente i fattori ambientali, e quindi ognuno di noi potrebbe essere magari più predisposto a un certo tipo di infortuni piuttosto che ad altri. Potrebbe essere, lo vediamo anche nel campo del bodybuilding, senza test genetici. Ci sono quei campioni dove il loro punto di forte è la definizione, cioè il dimagrimento, la perdita di grasso corporeo, altri dove invece il punto di forza è il mettere massa muscolare, sono le masse muscolari o magari la forma proprio dei muscoli che li rende più estetici, ecco. Quindi diciamo in quel campo la persona, l'atleta nel tempo impara a conoscersi e quindi punta, no, sui suoi punti di forza oppure lavora di più sui suoi punti deboli, dipende poi da come la vede. E in altri campi è un po' più difficile perché come facciamo a sapere se la persona si infortunerà con un certo volume di allenamento? Si dovrà prima infortunare o non infortunare, poi lo sapremo. Quindi questo tipo di test genetici, quest'idea, questo filone di ricerca, secondo me è interessante. Ad oggi è di poca applicabilità pratica. Ecco perché il nutrizionista, anche il preparatore atletico, in teoria deve avere poco, deve avere poca in considerazione, a bassa considerazione questo tipo di argomenti ad oggi, quantomeno, e invece basarsi su altri aspetti. Quindi monitorando, seguendo il follow-up del paziente, dello sportivo, nel caso di un nutrizionista sportivo, si dovrà rendere conto anche in base ai feedback del suo assistito su quale strada è migliore da seguire, da perseguire, perché anche lì, secondo me, mi sentite? Sì, ti sentiamo un po' male. Dicevo, anche lì secondo me c'è un trascurare la. Si trascura un po' l'idea che la persona può essere diversa da un'altra. Per cui tutti facciamo sempre lo stesso, seguiamo sempre lo stesso metodo, abbiamo sempre la stessa procedura e poi su 10 persone, 4 avranno anche i risultati, 6 purtroppo no. Bene, mi ricordava, prima di leggere il capitolo, mi sono ricordato di un film che si chiamava Gattaca, praticamente sì, degli anni 90, si decideva dalla nascita la genetica di un individuo. Sì. No, no, così, Ancora così, prima dalla così, nascita eh. si Ancora prima della decidevano nascita, quali erano. esatto. Bellissimo, tra l'altro, Sì, molto bravo. cupo, però. Guarda, da questa diretta salvatevi questo. Andate a vedere Gattaca, che Assolutamente. essendo un film degli anni 90 ha degli altri ritmi, quindi vi chiederà un po' di sforzo e di attenzione, però è un bellissimo film. Tra l'altro sono le basi azotate del DNA, GATT, bellissimo. Comunque, non divaghiamo, c'era un'altra domanda che sostanzialmente è l'ultima, così vi lascio in pace. E io adoro i dati, io amo i grafici, amo i calcoli, anche se ricordo poco e male i numeri perché non lo trovo utile ricordare a memoria le cose, ma mi piace proprio metterci mano. E ho notato che nel libro c'è un botto di bibliografia, ci sono dati riportati, ci sono anche interpretazioni di questi dati, oltre ai grafici, tra l'altro anche la parte grafica è molto bella. E ho notato nella bibliografia, visto che io vado proprio a scavare, a spulciare, ho visto che avete preso riferimenti che vanno, mi pare uno dei più vecchi era del 1920, che riguardava l'energia raccolta dai carboidrati, fino ai dati presi da alcuni paper di 2 anni fa che parlano dell'atleta e del diabete di tipo 2. Quindi ho fatto un po' questa ricerca sui vari dati. Daniele, hai notato nel corso di questo quasi di un secolo di informazioni come è cambiato l'approccio alla ricerca e soprattutto se hai trovato dei dati discordanti? Ti faccio un esempio che sembra stupido, ma non lo è. Già qualche decennio fa si parlava del fatto che le uova non avessero comunque un impatto sul colesterolo ematico ed è comunque una sorta di, come dire, cosa che è stata un po' dura a morire, anzi non lo è ancora non morta, diciamo, tipo zombie. E hai notato cose di questo tipo durante questa ricerca? Sì, allora intanto
perché ci sono studi anche degli anni 20, degli anni 50. Fondamentalmente la maggior parte di questi studi sono studi di fisiologia e biochimica di base ed è in quegli anni che si facevano questi studi, dopodiché sappiamo come funziona, ci sono i test universitari che si basano su quegli studi. Studi bellissimi, molto complessi, molto ben fatti, ricchi di dettagli, che rappresentano la base degli studi successivi e delle, diciamo, applicazioni che abbiamo oggi. E ci sono alcuni capitoli leggermente un po' più teorici, no? Tipo quello sulla fisiologia, appunto, che richiedeva chiaramente il trovare supporto da riferimenti molto più datati, perché molto spesso le persone credono che più uno studio è datato, meno bene fatto, meno è utile, mentre l'ultimo studio, lo studio uscito giusto ieri, l'altro ieri, è diciamo il top. Non è così, anzi, se posso, però questa è una mia opinione, una mia visione generale, secondo me negli anni è andata proprio peggiorando la qualità degli studi. Io non sono ricercatore, quindi adesso non voglio alzare un polverone, non so. Su questa cosa sarei d'accordo anche io, però ok. Non so benissimo come funziona, ma diciamo che secondo me la qualità degli studi è un po' calata in generale. La cosa che dicevi tu l'ho notata, secondo me in realtà è normale e non è necessariamente una cosa negativa, nel senso che negli anni, nei decenni, è chiaro che la ricerca si dice si autodetermina e si autoregola. Lo dico perché magari anche in tempi ben più caldi, tipo quello dei vaccini, c'è chi dice sì, ma voi 40 anni fa dicevate X, adesso dite Y, è la normalità. Significa anche perché Y è stato detto sulla base di altri studi scientifici. Non è stato mio nonno che dal giornale ha scoperto il segreto e ha smentito lo studio precedente, sono altri ricercatori con altri studi, evidentemente meglio condotti, che hanno fatto luce su qualche problemino che ci poteva essere stato in studi precedenti. Quindi la ritengo una cosa normale, osservata, molto comune e soprattutto in ambiti più di nutrizione applicata, perché c'è anche da dire che la nutrizione poi è una branca, se vogliamo, no, della biologia. Recente, per cui è anche normale che molte cose ancora non le sappiamo bene e che molte cose cambiano nel tempo. Quella del colesterolo delle uova, ma in generale della relazione alimentazione e malattie cardiache, diciamo dagli anni 50 ad oggi ci possiamo trovare negli anni 50 è colpa dei grassi, negli anni 60 no, ma è colpa degli zuccheri, negli anni 70 no, non c'entra nessuno dei due, negli anni 80 si saturi, ecco, ogni anno quasi c'è diciamo, il focus su qualcosa. Ad oggi lo possiamo dire, conta un po' tutto e vanno ridimensionate un po' di cose, tipo appunto il colesterolo dagli alimenti, ma se vogliamo anche i grassi saturi. Non sono benefici, però ecco, non sono il demonio, soprattutto in certe quantità. Sì, arriverà anche il turno dei micronutrienti. Ah, lo zinco, il ferro, vabbè, ciao. Allora, ragazzi, io avrei finito. Vorrei giusto fare un'ultima domanda ad Andrea. E, anzi, prima di fare l'ultima domanda, volevo farvi i complimenti. E perché il libro, nonostante la mole, cioè quasi 1.000 pagine, è anche difficile da portare. Infatti, voglio vedere se trovo un leggio da utilizzare quando ho bisogno di prendere qualche informazione. È ben fatto, davvero ben fatto, e penso che io l'ho consigliato a molti amici, anche professionisti del settore, o di chi magari volesse approfondire l'argomento nutrizione sportiva, perché secondo me racchiude un po', è la somma di tanti studi, poi ci sono i riferimenti, quindi è un lavoro ben fatto. Quindi complimenti e vi ringrazio dell'opportunità. Ad Andrea volevo chiedere, come si fa nelle migliori radio o podcast che siano, progetti per il futuro? Beh, innanzitutto la convention di questo weekend, quindi vediamo se sopravviviamo a questa convention, saremo più di 1.000 persone a Riccione, però
quindi siamo molto contenti, però sarà molto molto impegnativa. E poi quest'anno saremo presenti a Rimini Wellness, quindi avremo 240 metri quadri di stand, avremo anche dei convegni, quindi ci sarà una nostra forte presenza a Rimini Wellness. E per quanto riguarda invece i professionisti sanitari che ci seguono, li invito a seguire Daniele e VNutrition, che è questa nuova branca del project dedicata alle figure sanitarie che vogliono trattare di nutrizione sportiva. Antonio, grazie di averci dato te questa opportunità, perché sennò noi non avremmo mai parlato di questo libro, perché fra tutte le cose Beh, siamo già, però sì, sicuramente non so se Daniele ce l'hai e vuoi farlo vedere, io non ce l'ho perché sono a casa. no, io Avevo, sono ma... fuori casa, non ho avuto il coraggio di portarlo a spalla perché già ho mal di schiena, quindi. vabbè. Però comunque se poi andate sul profilo di VNutrition sicuramente potete saperne di più. E basta, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno avuto la pazienza di seguirci. E a presto, grazie ancora a tutti. Buona giornata, Grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. No, ciao.